Le 19:49 minuti e noi siamo collegati con il rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia. Buonasera. Buonasera a voi. Coccia, grazie per essere con noi. Volevamo averla qui anche per capire come vi siete organizzati, come vi state organizzando con la didattica, con tutte le attività del GSSI che la città conosce in una situazione così difficile e così drammatica come forse nessuno poteva immaginarsi fino a qualche settimana fa. Sì, beh, diciamo che gli studenti seguono le lezioni in via telematica. Devo dire che tutto il sistema universitario nazionale ha reagito subito, in tutte le università, quindi anche la nostra, e gli studenti naturalmente sono all'Aquila praticamente tutti e si stanno abituando a questa modalità che per noi è inusuale, come anche per gli altri, penso, cioè il contatto quotidiano. Noi facciamo didattica solo agli studenti del primo anno, perché sono già studenti di dottorato di ricerca, quindi non è la didattica la nostra missione principale. E spesso ci sono discussioni che avvengono anche nella stanza del professore, che continuano a pranzo. Ecco, questo ci manca un po', però diciamo la lezione pure semplice viene fatta. Collegamento a qualche problema con il rettore del GSSI, Eugenio Coccia, vediamo se riusciamo a recuperarlo dalla regia. Lo ricordiamo, Angelo, il GSSI ha un tasso di iscrizioni di studenti che ci raccontano appunto di una forte internazionalizzazione. Vediamo un po' se abbiamo recuperato il contatto con il rettore. Sì, io ci sono. Eccolo qui. L'avevamo persa mentre ci raccontava appunto che vi mancava il contatto, quello che appunto si ingenera nel momento in cui si fa l'attività che voi fate, cioè un'attività per lo più di ricerca più che di didattica. Discussioni che poi continuano anche a pranzo, magari alla nostra mensa, eccetera. Però diciamo che in questo periodo le attività continuano tutte e speriamo naturalmente tutti quanti di uscirne presto, di tornare presto alla vita normale. Rettore, buonasera, Angelo Liberatore. Senta, ha parlato di studenti che sono rimasti quasi tutti all'Aquila. Il GSSI ha una dimensione internazionale, questo dimostra anche un radicamento, quasi un amore per la città dell'Aquila di questi ragazzi arrivati qui da ogni parte del mondo praticamente. Sì, beh, noi diamo oltre la borsa di dottorato anche l'alloggio ai nostri studenti, come succede con le altre scuole di dottorato italiane, anche la SISA, la normale di Pisa, eccetera, e loro quindi considerano qui casa adesso, anche se vengono appunto da tutte parti del mondo, e devo dire che stanno mostrando ancora una volta un attaccamento alla città e al Gran Sasso Science Institute che è ammirevole. Questo lo avevo già visto quando ci furono le scosse qualche anno fa, quelle scosse di grado 5 e con la neve fuori. Noi abbiamo visto che gli studenti in generale in queste circostanze reagiscono sempre in maniera sorprendentemente positiva e mostrano appunto l'attaccamento al luogo dove sono venuti. Rettore, volevo chiederle questo. Voi appunto avete a che fare con tanti studenti stranieri di culture diverse. Immagino non sia stato neanche facile spiegargli che cosa stava accadendo, raccontargli tutti i DPCM che uno dietro l'altro si sono succeduti nelle giornate scorse. Immagino sia stato necessario anche tradurre questi provvedimenti per renderli disponibili ai vostri studenti. Sì, naturalmente tradurre in un linguaggio meno burocratico possibile, cioè senza andare a citare tutti quanti l'articolo tot che vedono nella versione italiana, ma dicendogli qual era, scrivendogli qual era il significato del testo. Per esempio abbiamo avuto domande, ma è possibile, è vero che non posso neanche andare a passeggiare? Che è una domanda che neanche io saprei come rispondere inizialmente. Poi abbiamo spiegato che naturalmente bisogna uscire solamente per ragioni importanti, quali quelle di andare in farmacia, fare la spesa naturalmente. Teoricamente due passi si possono fare senza allontanarsi, ma sempre rimanendo a distanza. Cioè abbiamo dato quelle regole che stiamo seguendo un po' tutti. E devo dire che loro sono molto rigidi a questo. Rettore, guardando un po' più in là, a medio termine,
il ritorno alla normalità potrebbe portare anche ripercussioni non positive sull'operatività del GSSI o presuppone che tutto possa tornare a regime rapidamente? Ma questa è una bella domanda. Io penso che siccome questa crisi, questa emergenza è veramente globale, è veramente mondiale, tutti si pongono questo problema. Per esempio, noi siamo usciti ieri col nuovo bando per le nuove borse di dottorato, di ricerca. Quante persone risponderanno? Avremo tante domande come prima oppure no? E questa è una cosa che, come dire, vedremo solo vivendo. Però ecco, diciamo, rispetto alla tragedia come quella del terremoto, stavolta, che era appunto fu una tragedia locale, che quindi implicava veramente la domanda: verrà la gente a studiare all'Aquila? Questa è una domanda che invece si pongono tutti in tutto il mondo a questo punto. Cioè, si sposteranno gli studenti della loro città per andare a studiare altrove? Questo lo vedremo, dipenderà molto da come evolverà la situazione. Rettore, voi come GSSI siete coinvolti in progetti di respiro nazionale, ma soprattutto internazionale. Da questo punto di vista, delle progettualità che erano in campo, si riescono, sebbene immagino a fatica, a portare avanti, oppure anche lì c'è un po' una stasi? Ma guardi, c'è un numero di riunioni telematiche incredibile. Anche più di prima, naturalmente, cioè sicuramente più di prima, ma voglio dire che mentre prima, se uno andava, per esempio, perché doveva spostarsi in un luogo, chiaramente non poteva stare contemporaneamente in un'altra riunione. Stavolta, aggiustando gli orari delle telematiche, praticamente si può stare tutto il giorno a fare riunioni. Quindi quei progetti che hanno bisogno, diciamo, semplicemente di studio, di contatto, di coordinamento, vanno avanti comunque, io voglio dire. Chiaramente quei progetti in cui invece uno doveva andare fisicamente in un posto, quindi fare un viaggio, che ne so, andare al CERN a Ginevra, per esempio, è chiaro che quello invece deve aspettare. Angelo? Volevo chiederle, Rettore, per quello che concerne invece le attività connesse con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anche quelle, diciamo, riescono comunque ad andare avanti? Eh sì, anche i laboratori naturalmente hanno ridotto la loro attività e naturalmente alla manutenzione, al tenere gli esperimenti in funzione, cosa che si può fare anche appunto da remoto, no? Tramite il calcolatore. Quindi tutte le attività sono rallentate, diciamo così, tranne appunto le lezioni e quei progetti che possono andare avanti anche tramite l'uso del computer, diciamo. Questa è la vera novità rispetto ad altre crisi del passato. Il computer ci mette in collegamento, ci consente di sentirci, di vederci, e quindi da questo punto di vista il lavoro ne sente meno, chiaramente, che no, in altre circostanze. Rettore, le chiediamo un'ultima cosa e poi la salutiamo ringraziandola per aver speso qualche minuto in collegamento con noi, immagino fra una riunione e l'altra, virtuale, telematica, che ci raccontava in giro. Ma questa sera ho finito, dopo di voi. Ah, bene, vabbè, siamo quasi ad ora di cena, sono quasi le 20. Le chiedo questo, finita l'emergenza sanitaria, ci sarà sostanzialmente da ripensare il nostro modo di stare al mondo? Probabilmente ancora non ci siamo resi conto di quanto questa emergenza cambierà la nostra quotidianità, i nostri stili di vita. Ci auguriamo possa anche migliorarli da un certo punto di vista. Che ruolo si immagina per le istituzioni come il GSSI di alta formazione nella definizione di questo nuovo mondo che si apre quando passerà questa emergenza pandemica? Questa emergenza ci ha dato un po' anche una consapevolezza in più, forse, delle cose veramente importanti nella vita. E io credo che dipenderà molto l'evoluzione da quanto presto si trova un vaccino e quindi da quanto presto potremo considerare questa come uno dei virus che abbiamo sconfitto, come il morbillo, come altri del passato. Finché questo non avviene, è chiaro che avere uno stile di vita più protetto di prima, ecco, in qualche modo. E questo io penso per almeno un anno. Grazie mille, grazie davvero ad Eugenio Coccia, rettore del GSSI, e buon lavoro
appunto grazie. A lei e a tutti grazie. I ragazzi e le ragazze che frequentano questa istituzione d'eccellenza della città nata a seguito del sisma, anche come una risposta appunto per il rilancio non solo economico ma sociale e culturale della nostra città. Grazie davvero. A presto.